Due nastri legati insieme, uno bianco come la purezza dei nostri ragazzi, l'altro verde come la speranza. Con queste parole la presidentessa dell'ANFAS, Teresa Grazia Currò, ha spiegato il perché non ci sarebbe stato alcun taglio del nastro, ma un semplice nodo da far sciogliere al prefetto, Maria Carmela Librizzi, e a uno dei tanti ragazzi che all'ANFAS hanno trovato una casa dove trovano spazio le singole esigenze peculiari. Inaugurata stamattina la nuova sede dell'associazione che gestisce attraverso una convenzione con l'ASP 5 di Messina un centro di riabilitazione in regime di seminternato, all'interno del quale si svolgono diverse attività riabilitative come i laboratori di terapia occupazionale, trattamenti di psicomotricità, di fisioterapia, di comunicazione aumentativa alternativa, interventi educativi individualizzati, sostegno psicologico ma anche assistenza medica, paramedica e sociale. Su uno dei muri della nuova sede la scritta "Liberi di scegliere, liberi di partecipare con il coraggio di cambiare il mondo", il motto dell'associazione, come spiega Teresa Currò. Assolutamente sì, è il motto dei nostri ragazzi ANFAS a livello nazionale, discende da quelli che sono i principi della legge 112, i principi ispiratori della legge 112. I nostri ragazzi, noi dobbiamo tendere a questo, che loro possano veramente essere liberi di scegliere, liberi di partecipare e avere noi con loro il coraggio di cambiare il mondo. Noi ci stiamo provando, ci abbiamo provato, siamo arrivati qui, come dico io, ci siamo arrivati da soli con tanti sforzi, però da oggi in poi, per quello che la struttura ci consente di poter realizzare, perché ha grandi potenzialità, speriamo nel sostegno di tutti coloro che possono per realizzare qualcosa che, di cui Messina non è ancora dotata, quindi un centro residenziale e anche più di un centro del dopo di noi.